Le favole di Nonna Lori, seconda puntata. L'orco buono. In un bosco ai margini del paese viveva un orco buono che mangiava solo pane e marmellata. Nessuno però lo sapeva e tutti avevano paura di lui. Non andate nel bosco, dicevano le mamme ai loro figli, perché c'è un orco cattivo che mangia i bambini. I ragazzi più grandicelli, per sembrare coraggiosi, andavano fino al confine del bosco e si nascondevano fra i cespugli. Aspettavano che arrivasse l'orco e poi, quando lo vedevano da lontano, scappavano a gambe levate. L'orco ci restava male, ed era molto triste, perché avrebbe voluto giocare con loro. Un giorno, un bambino piccolo piccolo si perse nel bosco. Cammina, cammina, trovò una casa e bussò alla porta. Era la casa dell'orco. Chi è? Chiese un vocione da dentro. Sono un bambino, mi sono perso nel bosco e ho fame. Mi fate entrare? Figuratevi l'orco. Aprì la porta tutto contento e lo fece entrare. Poi gli diede pane e marmellata e lo mise a dormire in un lettino morbido e pulito. L'indomani, appena fece giorno, lo riaccompagnò a casa. Quando grandi e piccini videro arrivare l'orco con il bambino per mano, capirono che l'orco non era cattivo come le mamme volevano far credere ai bambini, per farli stare buoni. Ciao, ciao. A domani.